porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Oggi si parla di fumo, prossimamente scompariranno dai rivenditori le sigarette aromatizzate, per esempio quella alla menta, frutti di bosco, e anche i pacchetti da 10. Questo lo si farà per debellare la piaga del fumo. Secondo te potrà funzionare? Diminuiranno i fumatori oppure no? Secondo me sì, è un buon modo per diminuire comunque la vendita delle sigarette e fare in modo comunque che anche i giovani soprattutto diminuiscano il fumo, diminuiscano le sigarette che fumano durante la giornata. Quindi cioè, io approvo questa decisione. Le percentuali di minorenni che fumano sono altissime, secondo te come mai? Tanti secondo me perché credono di essere più grandi fumando, vogliono farsi vedere, altri perché sentono il bagno iniziare, hanno provato a fumare una sigaretta, gli piaceva e così hanno continuato a fumare, ad alcuni più che altro perché cioè, gli interessa più che altro il gesto che gli manca se non fumano, altri invece proprio perché è il gusto che gli piace. Tu hai mai fumato? Io sì, ho provato una volta a fumare così, però il gusto della sigaretta non è che mi piaccia. E quindi non hai neanche iniziato, non sei diventato un fumatore incallito? Sì, non sono diventato un fumatore proprio perché non mi piace il gusto della sigaretta e quindi cioè, non fumo. No, non funzionerà perché chi intende fumare continuerà a farlo. A prescindere da quello? A prescindere da questo. Qual è la soluzione allora? Non penso ci sia soluzione, perché chi vuole fumare troverà sempre un modo per farlo. Legale o illegale lo troverà. Aumentano i minorenni che fumano, la percentuale in questi ultimi anni è altissima. Secondo te cosa porta un ragazzino così giovane a fumare e a diventare poi un fumatore incallito? Non saprei, forse il fatto che rappresenta una cosa leggermente sbagliata, quindi da ragazzino si tende per insomma farsi un po' vedere. Diciamo la voglia di trasgressione? Sì, la voglia di accettazione in un gruppo, anche lo fa l'amico X, lo fa Y, devo farlo anch'io altrimenti sono uno sfigato. Quindi questo è quello che porta poi i ragazzini a fumare secondo te? Potrebbe essere diciamo il motivo principale? Penso di sì, e poi si assesta la cosa per la dipendenza, anche solo l'atto di accendere una sigaretta porta. Tu fumi? No, non ne ho neanche mai provato sinceramente. Come mai? Mi dà proprio fastidio, il fumo è una cosa che se lo sento tendo a spostarmi perché mi dà fastidio, è una cosa proprio che non mi piace. No, non cambierà nulla, anche perché magari se uno smette di fumare quelle aromatizzate e ritorna a fumare le altre, non credo serva nulla. Cosa si può fare secondo te? Credo nulla, il vizio è il vizio, ci sono quelli che smettono, quelli che no, però sono relativamente pochi, quindi non credo. Dovrebbero proprio essere levati dal commercio, ma non credo succederà mai. No. Secondo te come mai le percentuali di minorenni che fumano sono in aumento e non in diminuzione? Cosa porta i minorenni a fumare? Ma boh, la moda. La moda? Evidentemente molti lo fanno per quello, si sa, no, è risaputo. Alla fine è un 14enne che inizia a fumare, lo fa per quello, credo. Poi vabbè, ci sono casi e casi. Credo sia per moda comunque. Nel tuo caso? Io non fumo. Non hai mai fumato? Qualche volta sì, ma non mi piace, quindi non ho il vizio.